Pronto? Sì, pronto. Chi parla? Chi parla? Meglio non mi facciamo nome. Però volevo vedere una cosa. Da che d'ore che parlate di ndrangheta da qua, ndrangheta da là. Ma chi è sta ndrangheta? Onde è sta ndrangheta? Ah, quindi secondo lei la ndrangheta non esiste? And chi è? Voi vedete sta ndrangheta? Scusi, che ma... Voi chiamate ndranghetisti? Sono cristianoni, gente di rispetto, padri di famiglia, che donano lavoro a tutti questi giovanotti che se no non sanno che danno fanno. Ah, ho capito. E poi dite che non si possono vattigliare figlioli, e voglio vattiglio quanto cazzo i figlioli voglio, non è che andaio non ci c'è permesso. Lei quanti ne ha battezzati? Mi scusi, in questo sproloquio, si ferma un attimo, quanti ne ha battezzati? Sono i politici, che prima vengono di cercare i voti, e poi fanno finta che non dicano. Ma lei prende fiato qualche volta, ecco, per favore, lo può dirci il suo nome? È importante. E mi chiamo Pino Pepparu. Pino Pepparu. A me mi sa tanto di nome inventato, però buonasera signor Pino Pepparu, lei ha detto la sua opinione, l'abbiamo ascoltata, però insomma mi sembra un po' estrema, ma posso chiederle un'altra cosa, lei che macchina guida, signor Pino Pepparu? Sentite giovanotto, ma ognuno si monta la democrazia, ognuno potete dire chi che vuole. Sì, nei limiti del rispetto degli altri. La Golf 2000, la Golf diesel, aspettata, l'impianto bella palla. Ho capito, la Golf. Ma che scarpe indossa? Gris metallizzato. Ha pure le scarpe metallizzate? Minchia, Logan mi fece la posta per mia. Sì, non dica parolacce che... Tutta. Che scarpe ha? I Logan. Ah, i Logan. Sì, che l'H. Ah, i Logan, sì, i Logan. Belle. Ma lei è religioso, signor, come si chiama, Pino Pepparu? Giovanotto, io tutti i mattini e sette vai alla messa. Bene, questo ci fa piacere. Indossa anche un crocifisso al collo, per caso? È un bello Cristo d'oro giallo che ti fa 3,5 kg. Ok, abbiamo capito. Ma secondo vuole male. Abbiamo capito il personaggio, Pino Pepparu, abbiamo capito molto bene. Ma ci vuole dire qualcosa di più di lei, visto che ci telefona, ci dia anche delle informazioni sul suo conto. Dove abita lei? Sentite, giovanotto, mo, giovanotto, mi chiamo Giovanni. Non si può dire. Diciamo che attualmente mi piace la montagna. Quindi lei vive in montagna, diciamo, ha una casa in montagna. Mi piace vivere libero, nelle alture dell'Aspromonte. Ma sentite, giovanotto, voi non è che andavate facendo tanto spiritoso? No, nessuno... Capite? Vedete che c'è la guerra? Quale guerra? Quanti anni ha lei? Quale guerra può avere fatto? Ma c'è la prima guerra. La prima guerra, cioè lei c'ha 100 anni. Poi c'è la seconda, che è dell'85. Ho capito di quali guerre parla. Pensavo a guerre mondiali. No, le guerre, altre guerre. Ho capito, sempre guerre sono. Poi è stata l'agricoltura. E cosa coltivava? La milizia. Cosa coltivava, mi scusi? Coltivava tante cose. Tipo? Ortaggi. Tipo ortaggi, pomodori, cicorie, tante cose. Bene, e poi li vendeva, cosa faceva? Si vendevano al mercato e poi con quello che guadagnavamo dal mercato abbiamo comprato una piccola impresa edili. Ho capito, quindi e poi... E ora volevamo candidare per le elezioni in marzo. Quindi può darsi che si candida. Da lei, ma... Io, da quello che ho capito, lei le piace la montagna, le piace stare libero, forse ha qualche problema con la giustizia, come fa a candidarsi? E cazzi quattro cornuti, quanto che gli hanno matrimonio, dentro che sono un mafioso, parlano i 416 bis, se ci cazzi, poi non attaccano. Quindi... Ma che se sono questi quattro cornuti, che non sanno che danno fanno e stanno pigliando chi poveri cristi come a noi. Certo, ma cosa ha fatto lei di male? È solo andato ad un matrimonio o ha fatto qualche altra cosa? Forse che figlio non matrimonio io. E basta, lei non ha mai commesso nessun reato, mai violato la legge. Mai. E cosa vuole, che le esprimiamo solidarietà? No, perché sicuramente se l'ha ricercato qualcosa forse l'ha fatto. Io come dice un cuore vostro. E come dice un cuore nostro, l'abbiamo ascoltata già abbastanza, signor Peppi Pinu Pepparu, Peppi Peppino. Pepparu Pedazzo. Ha cambiato nome nel frattempo, ho capito. E ho dato nome, chi?
Ah, benissimo. Posso sapere lei chi ha votato alle ultime elezioni? Sentite... Era già latitante e non votava o ancora poteva votare? Libero e segreto. Ho capito. Però votai per Silvio. Ho capito. Silvio, chi è questo Silvio? Silvio B. A chi non ci piace Pilo. Modestamente pure a mia mi piace Pilo. Ok, avete trovato un punto di contatto. Spero sia l'unico. Cosa? Diciamo che per telefono tante cose non si possono dire. E allora chiudiamo sta telefonata, signor Pino Peppazza, che cambia nome durante la telefonata. Grazie di aver chiamato, per piacere non ci chiami più. Vi ringrazio per il gentile spazio che ci avete concesso. Che si è preso. Vi ringrazio tanto. A lei. Arrivederci.